Guardate ragazzi che vi ho portato quest'oggi sul canale, King's Bounty The Legend. Chi lo conosce? Nessuno? Lo so, perché io lo conosco. È un gioco medieval fantasy, ovviamente, del 2008, ed è in stile Heroes Might and Magic, solo che ha qualcosina di diverso. Adesso andiamo a vedere. Nuova partita. Non ci gioco da una vita. All'inizio si può scegliere il tipo di eroe, vedete? Ovviamente io metterò grado normale, perché già il grado normale è difficile come gioco. La differenza tra questi eroi è che ognuno è specializzato in un'arte. Chiaramente questo, il guerriero, è molto abile a comandare le truppe, quindi grosse quantità di truppe e grandi danni. Il paladino intermedio può comandare un buon numero di truppe, però ha anche caratteristiche magiche. Il mago comanda meno truppe, ma è molto più forte con la magia. Ovviamente, per come sono io, sceglierò questo. E qua c'è la possibilità di cambiare l'emblema. Il nome io prendo quello standard, anzi no. Il nome lo scelgo io. L'ascesa di Re Mark al trono era insolita per il glorioso regno di Darion. Nel corso della cerimonia solenne, il principe Karl abdicò al trono in favore di suo fratello minore. Dopo aver ceduto a quest'ultimo la corona, Karl si ritirò in un luogo appartato di Darion per dedicarsi alla scienza, che lo attirava molto più del potere. E fu così che il giovane principe Mark Leonard divenne re. Presto fu chiamato il saggio per le sue imprese. Addirittura. Bene, iniziamo. Per lunghi anni, nulla deturpò il regno di Mark il Saggio. I problemi venivano superati uno dopo l'altro, e il sovrano era rispettato profondamente dai suoi sudditi. Però il re era triste, non poteva avere figli. La scienza e la magia si dimostrarono impotenti, e pertanto il re si rivolse agli dei di Endoria. Le sue preghiere furono esaudite. Gli dei gli mandarono un erede, una bellissima bambina, che il re chiamò come la stella più luminosa del firmamento, Amelie. E quindi? Passarono gli anni e gli dei iniziarono a riscuotere i debiti del regno. All'inizio cessarono di giungere le notizie dagli elfi, poi si verificò uno scontro armato con gli antichi alleati, i nani, e i pirati delle Isole della Libertà cominciarono a farsi impertinenti e indipendenti. Sì, vabbè, dai, la sappiamo, ma se non la sappiamo, la leggiamo. Ah, bello, quel personaggio mi piace. Non fecero che rinvigorire gli spiriti di coloro che decisero di dedicare le proprie vite al servizio. Andiamo avanti, dai. Giochiamo subito, poi magari se volete sapere meglio la storia vi faccio un video a parte. Ti trovi nel Tempio dei Cavalieri. Ah, ecco il tutorial, ok. Con questo mi muovo. Ok. Questo parla. Sono pronto ad affrontare la prova. Dovrei uccidere un drago con una spada da allenamento. Grazie della spada, dai. Combattiamo contro un drago. Posso cacciare i tesori, vediamo. Oh, non mi ricordo più niente, è passata una vita. Ah, ecco, quando esce la manina trovo gli oggetti, quindi ho trovato i soldi. Vediamo. Ah, mi hanno dato delle unità super. Questi sono i soldi, la rabbia e il mana, quindi la magia. Due cristalli. All'inizio bisogna racimolare più soldi e cristalli possibili per potenziare le truppe con il tempo, eh. Ecco il drago. Cacchio. Mi attacca, eh. E io invece ti frego i soldi. Non c'è una bella ascia da prendere, no? Vabbè, dai. Combattiamo. Ammazza il drago verde, che danni. Me lo ricordo, sì. Gli arcieri. Molte unità possono essere potenziate. Adesso tocca a lui. Prende la rincorsa e danno. All'inizio le truppe sono molto deboli.
poi col tempo diventano più forti. Altri danni incommensurabili. No! Poveri arcieri. Questi scrigni mi sono ricordato che si possono raccattare da terra aumentando le caratteristiche dell'eroe. Lo vado a prendere con il cavaliere. Ammazza! Prendiamo lo scrigno, dai. Poche monete d'oro. Ho perso tutte le truppe, tranne quelle più forti, che sono quelle là, vedi? Bene! Dai, punteggio, punteggio, prendiamo gli oggetti. E quindi ragazzi, esplorazione, combattimenti e potenziamenti delle truppe, come sempre. Allora, dovrebbe esserci una principessa qui, eccola qua. Sembra una bambola, è un manichino. Ho salvato la principessa, ecco nei suoi frammenti. Un manichino stracciato, voglio i soldi. Tieni. E adesso ucciderò il negromante. Mi hanno dato delle pergamene. Queste sono utili in battaglia. I luoghi spettrali, con le ragnatele che si infittiscono nell'oscurità. Nel recipiente di pietra ho trovato solo cenere e una ragnatela. Ma no, non mi dire. Più 8 comando. Quindi quando aumenta il comando posso reclutare più truppe. Grido di battaglia. Affrontiamolo, beccati questo. Non riuscirai a convertirmi, non mi interessa. Allora, i passi non mi bastano, mi devo avvicinare pian piano. Difesa. Sì, è tipo Heroes 5, una cosa del genere. Questi avanzano piano perché sono pesanti. Oh no! Ci lanciano gli incantesimi. Allora, il mio libro è questo qui. Posso curare o lanciare questi incantesimi. Freccia infuocata. Abbastanza danni per essere una semplice... C'è Quasimodo che avanza. Suoniamoli due campanelle. Colpo di grazia. Missione compiuta. Però ho lasciato lo scrigno. Ritrova un elemento dell'armatura del mentore che è stato sepolto nelle catacombe. Allora c'è questa icona piccolina, scava e cerca tesori qui. Una ruota del carrello, non so cosa serva. Forse per fare la spesa. Di anfratti bui, pieni di ragni. Vabbè, li uccidiamo, facciamo esperienza. I ragni avvelenano. Vedete, povero cavaliere. Però lo posso curare con le pergamene. Tiè, accuccia e dormi. Buonanotte. E son salito di livello. Ho il comando o la difesa. Cioè, che differenza c'è? Con questi punti posso assoldare più uomini. Con questo posso avere più protezione per le unità. Benissimo, ho trovato l'artefatto, adesso glielo do a lui e completo la missione. Devo presentare al re la mia lettera di ammissione. Ah, ragazzo, sono il re. Vabbè, qua ci spiega chi è, cosa vuole, cosa non vuole. Ecco le mie referenze. In questo gioco ci si può anche sposare, adesso mi ricordo. Però ovviamente mi conviene acquistare truppe, perché sto scarsissimo. Poi si possono prendere le missioni. Ah, posso essere messo alla prova in un torneo.
Beh, prima di iniziare a fare un po' qui, andiamo in giro nel mondo a esplorare e a combattere contro qualcuno. Qua c'è un nano che ci dà una missione. Va bene, dai. Quando sarà il caso. Vediamo di trovare qualche nemico semplice da battere. Questi sono difficili o facili? Debole. Vediamo come se la cava il mio eroe appena... sul ponte! I Dragonfly ci sono. Beccati questa magia. Fanno pochi danni, caspita. Non lo posso muovere, è rimasto incastrato il contadino. Dai, tanto l'armatura mi difende. Beccati queste frecce. Bene. Bene, un altro morto. Questo è sempre bloccato. Pure un doppio attacco. Beccati questo pugno nei reni. Allora, lo scopo del gioco è perdere meno truppe possibili negli scontri, perché così spendete meno soldi. Ecco qua. Mi ha ucciso uno spadaccino. Lo devo andare a ricomprare, vedete? Ogni truppa che perdete la dovete andare a riacquistare. Poi tutti gli oggetti che trovate in giro sono vitali per poter potenziare l'eroe. Allora, in questa battaglia c'è un vespaio. Se noi lo distruggiamo, escono delle vespe che combattono contro i nemici. Però non mi conviene, perché questi sono veramente tanti. Li devo far fuori prima che si avvicinino troppo. Rassomigliano tanto alle mariasche che ho disegnato della mia guida, questi qua. Eccoli, sono usciti i vespini che punzecchiano chi sta vicino. Mi hanno ucciso un arciere. Vai via. Victory. Una perdita. Beh, finché è così, ancora il gioco va bene. Solo che poi bisogna sempre andare a ricomprare quelli che perdete, perché nelle prossime battaglie siete più forti, altrimenti siete più deboli. La grafica stile Warcraft 3, warcraftiana. Oh oh. Ed eccone un altro che mi attacca. Però questa volta morrà. A forconate. Vedete, anche le forchettate dei nostri contadini più umili servono a uccidere le pianticelle malvagie del giardino. Ovviamente più avanti nel gioco si possono reclutare altre truppe diverse. Il trucchetto è prendere delle missioni secondarie per aumentare le abilità dell'eroe e quindi portarlo ad essere più potente. Intanto guardiamo in alto a destra il grifone che ci saluta. Quello è cattivo, eh?
tonnellate di testi da leggere, ragazzi. Per chi ha pazienza e chi ha molto tempo, consiglio di leggere. Una perdita, un contadino ci ha lasciati. Però abbiamo finito la missione, aumentando il comando e così anche le truppe reclutabili. La musica è bestiale, però mi sono trovato bello. Oh no, ma visto? Ci sono i ladri. I ladri con la mazza ferrata. Beccatevi queste 151 forconate. Oh oh. 240 però di danni, eh. Però vinciamo. Ho trovato un serraglio e ho comprato degli orsi. Gli orsi sono molto resistenti e fanno un sacco di danni. Hai bussato alla porta ma non ti ha risposto nessuno. Avendo tentato di entrare, hai verificato che la porta è chiusa. Oh boh, ma davvero? Ebbene sì, da quando gli orsi nel gruppo sono molto più potenti. Allora, proviamo a potenziare l'eroe e poi ci salutiamo. Dunque, qua ho 10 rune rosse, 17 verdi e 11 azzurre. Vediamo cosa si può fare. Allora, le strade che può prendere il nostro eroe sono tre. Quella del paladino, quella del guerriero e quella del mago. Siccome ho aumentato il comando di 100, così posso reclutare più truppe. Adesso posso reclutare ancora più truppe. Quindi vuol dire che più comando avete, più resistenza avete nei combattimenti, più danni fate e più esperienze acquisite. Ragazzi, per oggi la puntata di King Bounty, quindi cacciatore di taglie per il re, finisce qui. Se volete vedere altre puntate di questo gioco, scrivetemelo nei commenti. Mi raccomando, un bel like e un seguimi. Ciao a tutti!